La polisportiva Montalbano Colle Verde, all'inizio si chiamava così, nasce ufficialmente il 3 novembre 1984 e oggi, nella stagione che porterà a festeggiare il trentennale, è una delle realtà più consolidate del volley regionale. Questa è la stagione sportiva che ci porterà al trentennale, è un appuntamento molto importante per la società Montalbano. Quindi è oltretutto una stagione sportiva in partenza. Quest'anno abbiamo allestito una Serie C con alcune novità, quindi una squadra abbastanza competitiva che ci auguriamo possa fare bene, sia in campionato che in coppa. Evidentemente, come tutte le volte, ci sono altre squadre ben attrezzate e quindi il cammino sarà lungo e non semplice, però noi contiamo molto sui nostri mezzi e vorremmo che la squadra esprimesse la capacità che ha. Oltre alla prima squadra, che è appunto la Serie C, sponsorizzata dalla Medea, abbiamo una Serie D, ormai storica anche quella, un altro gruppo che abbiamo ringiovanito con l'inserimento di 4-5 atleti under 19 e che è sponsorizzata dalla Frattini Ascensori, e poi c'è questo settore giovanile appunto che quest'anno conta un under 14, un under 15, un under 17 e un under 19, under 14 e under 19 in partenza. La formazione di Serie C, guidata anche quest'anno da Francesco Bernetti, è stata profondamente rinnovata con tanti nuovi innesti. Abbiamo preso come palleggiatore Pison Francesco, che ha militato nelle Serie B della Regione Abruzzo, insieme al fratello più piccolo Jacopo, che lo scorso anno giocava con la Lube. È ritornato Giacomo Pagliardelli, che ha militato a Porto Recanati come schiacciatore, e insieme a lui sono venuti Federico Ortolani, un altro schiacciatore, e Marco Massaccesi. E insieme a Marco c'è il fratello Luca, che quest'anno è tornato da Trento, è ritornato a casa e quindi rimane qui con noi come centrale. E in più abbiamo preso il libero Quaglia, che quest'anno quindi parteciperà con noi come nuovo libero. Giocati già il turno di Coppa Marche e due turni di campionato, con l'ultima vittoria casalinga contro la Travaglini Ascoli per 3-0. Ripetersi è difficile, però insomma ci vogliamo provare anche quest'anno per il campionato a rimanere nei vertici delle classifiche, e anche quest'anno puntiamo, diciamo, a fare bene in Coppa Marche, quindi arrivare di nuovo in finale come è successo 2 anni fa. L'anno scorso purtroppo è sfumata in semifinale e cercheremo di ripeterci. Nel nostro girone ci sono diverse squadre che insomma sulla carta sono delle buone squadre. Monturano, Offida e anche la stessa Ascoli sono squadre insomma che ci metteranno alla prova. Anche Capitan Borsini elogia il nuovo gruppo e ci racconta anche qualche aneddoto e curiosità dallo spogliatoio. È un bel gruppo, è un gruppo molto coeso, c'è un'ottima armonia nella squadra e soprattutto ci divertiamo ad allenarci. Dire puntare alla promozione adesso è un po' scaramantico, noi ci speriamo, lavoriamo per questo, la squadra è stata costruita per questo obiettivo, o perlomeno per migliorare l'obiettivo della passata stagione. Poi sappiamo quello che vuol dire aver perso lo spareggio, quindi migliorare quello significa magari raggiungere la promozione. Diciamo che di simpatici ce ne sono molti, sicuramente il più simpatico è il libero Quaglia, il più tartassato è il più giovane in assoluto, quindi ci sono due giovani, giovanissimi, classe 96, che sono Massaccesi Luca e Jacopo Pison, e loro sono un po' i bersagli della squadra, ma come in tutte le squadre i più giovani insomma sono quelli che vengono presi. Un po' di nonnismo. Ma no, nonnismo no, però sai, se devi fare la battuta è chiaro che il giovane, sì, il giovane è sempre quello più tartassato. La novità più importante, già accennata da Tittarelli, sta proprio nel nome della formazione di Serie C, la nuova collaborazione con il poliambulatorio Medea. Questa collaborazione, che ci rende orgogliosi, nasce da una conoscenza e da una necessità, quella dell'istituto Medea di entrare nel mondo sportivo e quindi di testimoniare la loro vicinanza a dei valori importanti come quelli dello sport. Hanno scelto noi, hanno scelto la prima squadra che appunto, dicevo, quest'anno si è rinnovata. Questa cosa ci fa molto piacere, anche perché vorremmo iniziare un cammino che speriamo sia soddisfacente per entrambi e lungo.